L'elettrificazione vi stuzzica, ma non volete dipendere da quello che è la ricarica quotidiana o la ricarica, peggio ancora, la colonnina? Buongiorno ragazzi, vi ho portato quest'oggi sul canale una fantastica Suzuki Vitara, ma non una Suzuki Vitara classica, bensì una Suzuki Vitara full hybrid, denominata nei listini Suzuki Vitara 140 Volt. Giusto per capire di che cosa stiamo parlando, anche se in realtà a livello storico la Vitara non ha bisogno di grandi presentazioni, perché è uno dei modelli di riferimento ad oggi della gamma Suzuki, ad oggi ma anche nei decenni passati. Stiamo parlando di un SUV dalle dimensioni compatte, siamo poco sotto i 4,20 m di lunghezza. Sottolineo il discorso dimensioni perché sì, ad occhio, a vista potrebbe sembrare un SUV, potrebbe sembrare un crossover, ma è pensato soprattutto in questa motorizzazione per chi dovrà utilizzarlo per muoversi in centro abitato, in città, ma questo poi lo vedremo nella parte di guidato su strada. Contesto urbano molto apprezzato, ma chi compra Vitara solitamente sa che può optare tra le varie opzioni anche per una trazione integrale di riferimento, una trazione integrale all grip. In questo caso andremo poi a vedere su strada tutte le potenziali configurazioni, tutte le potenziali, i potenziali utilizzi che potremmo fare della trazione, vedremo in parte come si comporta. Quindi un prodotto che va benissimo per la città per questo tipo di alimentazione, va più che bene per fare un fuoristrada discreto, un fuoristrada diciamo sopra il range medio ma comunque non troppo impegnativo, perché non è una Suzuki Jimny. E per chi ancora non avesse ben chiaro il concetto di full hybrid, perché questa è un'automobile full hybrid, vi dico che è quel tipo di alimentazione che vi permette di muovervi sfruttando l'energia elettrica, quindi un'automobile che si muove nella sola energia elettrica, che può muoversi nella sola energia elettrica, ma in maniera totalmente autonoma va a prendersi l'energia necessaria per muoversi. Quindi nelle fasi di decelerazione, nelle fasi di frenata, l'automobile ricarica la batteria, e poi adesso andremo a vedere quante batterie ha l'automobile, quanti motori ha, l'automobile ricarica la batteria e ve la restituirà nelle fasi di accelerazione o eventualmente nelle fasi in cui l'automobile ha necessità o ha comunque la possibilità di muoversi solo ed esclusivamente in modalità silenziosa, quindi nell'elettrificazione totale. La Suzuki Vitara Full Hybrid è un'automobile caratterizzata da una certa complessità a livello tecnologico, a livello di funzionamento, quindi vediamo un attimino di fare una panoramica un po' più specifica di tutti i componenti. Sotto il cofano troviamo un 1500 prodotto da Suzuki a 4 cilindri in linea, aspirato benzina da 102 cavalli e 138 newton per metro di coppia, dotato della classica batteria, quindi la solita batteria che troviamo su tutte le automobili, che si occupa dell'accensione a freddo. Centralmente troviamo una seconda batteria posizionata sotto il sedile del guidatore, che si occupa di gestire l'accensione e lo spegnimento che dipendono dal sistema start and stop, e si occupa di far funzionare tutta l'elettronica di bordo, le luci interne, il sistema di infotainment e compagnia bella. Posteriormente troviamo invece il vero e proprio cuore del sistema full hybrid, quindi quella batteria che, sommandosi alla potenza del motore anteriore, fa raggiungere a questa Suzuki Vitara full hybrid una potenza massima di 115 cavalli. Una batteria posizionata sotto il pianale del baule che va a ridurne la capacità in litri, una batteria comunque piccola perché stiamo parlando di 840 wattora di capacità stoccabile di energia, quindi bene o male siamo grandi quanto la batteria di una e-bike, di una mountain bike a pedalata assistita, quindi non si parla della classica mega batteria o comunque media batteria di un'automobile plug-in. Una batteria piccola perché è pensata per non appesantire ulteriormente l'automobile, che resta comunque molto leggera. Una batteria piccola che, oltre a non appesantire, deve caricarsi velocemente, deve scaricarsi velocemente. Cosa significa? Frenando e decelerando la batteria molto velocemente si ricarica. Nelle fasi di accelerazione vi supporta nella spinta o addirittura si può spegnere completamente, in maniera chiaramente totalmente automatica, il motore termico e l'automobile può muoversi nel traffico, in centro abitato principalmente, nella sola modalità elettrica. Questo è quello che è la forza dei sistemi full hybrid, che non vi fanno dipendere dall'utilizzo delle colonnine, ma bensì vi fanno gestire in totale autonomia, senza bisogno di ricaricare a casa o alla colonnina l'automobile, e comunque danno dei vantaggi. Adesso andiamo su strada e vediamo come si comporta la nostra bella Vitara full hybrid. Se siete arrivati fino a questo punto, vi chiedo come sempre di lasciare il classico supporto al canale, lasciando un like sotto questo video ed iscrivendovi se non l'avete ancora fatto,
Grazie mille. Vorrei partire non tanto interpretando i dati della scheda tecnica, che come avrete intuito dalla parte iniziale del video dove abbiamo fatto una panoramica del modello, sono abbastanza complicati. Oggettivamente questa è un'auto che si usa come tutte le altre auto, ma a livello tecnologico Suzuki ha fatto un gran lavoro dal punto di vista della tecnologia e della meccanica per adeguare questa automobile alle stringenti normative anti-inquinamento e le normative che consentono appunto in Europa di commercializzare a Suzuki le proprie automobili. Vorrei quindi parlarvi della Vitara senza interpretare troppi dati, ma dicendovi un po' quello che penso e che sensazione avrete dal mio punto di vista una volta che vi sarete messi al volante. Partendo dal presupposto che reputo, come ben sapete, la tipologia di alimentazione full hybrid una delle modalità contemporanee di elettrificazione più digeribili e più sostenibili, proprio perché permette in massa ad un grosso numero di persone di poter elettrificare le automobili senza dover dipendere dalla schiavitù della ricarica casalinga o peggio ancora dalla schiavitù delle colonnine. Quindi per me già di base il sistema full hybrid è un sistema funzionante. È un sistema funzionante al meglio se utilizzate l'automobile in centro abitato, nelle grosse città o comunque nei grossi agglomerati urbani. Perché ho apprezzato questo 1500 e in generale questa tipologia di propulsione, come risponde, come funziona, perché è molto fluida e molto piacevole nel traffico da utilizzare. La apprezzerete soprattutto perché è estremamente graduale nel rilasciare potenza, è estremamente gestibile, è estremamente morbida in tutte le reazioni. Sicuramente potrebbe non essere la tipologia di propulsione adeguata per alcuni di voi, per chi in particolare ricerca le prestazioni. So che alcuni di voi hanno le Suzuki equipaggiate con i vecchi sistemi di propulsione, per parlare di vecchi, ma potrei parlarvi anche del 1400 Booster Jet da 48 volt che in molti di voi hanno e che probabilmente è un sistema più allegro, è un sistema più reattivo, è un sistema più prestazionale. Se state cercando le prestazioni assolute, probabilmente la Vitara da 140 volt non è l'auto che fa per voi. Ripeto, l'apprezzerete tanto proprio per la sua fluidità e su questo abbiamo la prima conferma, il primo indice di utilizzo del target di chi andrà a acquistare questa Suzuki Vitara. Personalmente lo ritengo un sistema azzeccato, anche se avrei voluto che l'intervento dalla parte elettrica fosse un po' più marcato. Cosa significa? L'elettrico interviene, Suzuki dichiara che si può percorrere una distanza di 4,5 km nella sola modalità elettrica e io vi dico sì, può essere percorsa, ma nella totalità. Solitamente muovendovi in centro abitato non riuscirete mai a fare 4,5 km consecutivi nella sola modalità elettrica, ma appunto il sistema elettrico risponderà alternandosi a quello termico, che ci può stare. Suzuki dichiara una velocità massima di 80 km/h e vi dico che il sistema elettrico partecipa a spingervi fino a 80 km/h con quello termico, ma non succederà mai, almeno a me non è mai successo, di partire da zero ed arrivare fino a 80 km/h nella sola modalità elettrica. Poi nell'insieme, come vi ho detto, è un sistema che apprezzerete molto per quello che riguarda fluidità di marcia e regolarità nell'erogazione. Complice di questa regolarità anche il cambio, che nonostante sia un robotizzato, che sulle altre automobili sarebbe come dire io guido e qualcuno in parte a me cambia le marce premendo tutte le volte la frizione, quindi è facilmente percepibile lo stacco nel cambio marcia. Suzuki è intervenuta con una genialata, perché nel cambio marcia, dove ci sarebbe il buco, diciamo, di spinta, il buco di coppia, il sistema elettrico interviene facendo, diciamo, una simulazione di quello che è, anziché un cambio robotizzato, un cambio di doppia frizione. Cosa significa? Che la spinta continua, non sentirete cambi, non sentirete vuoti di spinta, e vi dirò di più che in alcune cambiate, soprattutto quelle fatte al di fuori della modalità eco, nella modalità sport un po' più allegra, si sente anche un piacevole calcio nella schiena. Sottolineo piacevoli perché spesso queste automobili sono commercializzate con i fatidici cambi CVT, che sono spesso una noia, dei quali io non sono innamorato, anche se effettivamente è chapeau, perché in alcuni frangenti sono probabilmente il top da utilizzare, io non ci vado troppo d'accordo per mia natura. Qui però ho trovato un cambio, diciamo così, tradizionale, che mi ha fatto davvero davvero piacere nell'utilizzo. Tema assetto, davanti MacPherson, posteriormente barra di torsione, la normalità per tutto ciò che deriva da una compatta di segmento B o tutto ciò che utilizza, diciamo, telai e meccanica, schemi, tecnologia
delle compatte di segmento B, quindi non scandalizzatevi se non c'è un multilink, perché questa è la normalità. È un assetto che dal mio punto di vista è riuscito. Incredibilmente mi sarei aspettato un'automobile molto morbida e burrosa, ma in realtà vi dico che, complice anche il peso dell'auto, che Suzuki dichiara a circa 1390 kg in ordine di marcia, altro chapeau. In generale, a livello dinamico, la Vitara si comporta davvero bene, perché si corica poco, è percepibile il senso di leggerezza in generale a livello dinamico, si muove molto molto bene. Anzi, alcune competitor di quest'auto dovrebbero imparare a muoversi come lei si muove, perché è davvero piacevole da utilizzare, è agile, è vivace, vi direi quasi scattante. E complice anche questo sterzo, che è bello da impugnare e abbastanza reattivo. Non è uno sterzo dall'impronta fuori stradistica, come per esempio potreste trovare su Suzuki Jimny, è uno sterzo stradale assolutamente. L'auto in generale si muove bene, assorbe bene le asperità dell'asfalto, assorbe bene le sconnessioni anche nello sterrato, ha una buona reattività anche sul veloce, mi è davvero piaciuto dal punto di vista dinamico, niente da dire. Ultima cosa interessante da chiarire, che però non ho avuto modo di approfondire per bene, è sicuramente il discorso trazione. Come ben sapete, la trazione integrale di Suzuki è quasi leggendaria, è una sicurezza sia di robustezza sia di efficacia. Qui troviamo un'automobile con una vera trazione integrale, quindi con un albero di trasmissione che porta la trazione anche al posteriore nel caso di bisogno, perché normalmente l'auto viaggia ovviamente con la sola trazione anteriore. C'è un pratico selettore sul tunnel centrale con il quale potete decidere se lasciar fare tutto l'intelligenza del sistema, che si autoregolerà, o se mettere l'automobile in modalità sport, se metterla in modalità neve, e addirittura c'è il bottone per bloccare l'ingranaggio meccanico che si occupa di ripartire la coppia davanti e dietro, quindi una sorta di differenziale bloccabile centrale che può ripartire la coppia 50 davanti e 50 dietro nei casi più estremi. Chiudo il discorso parlando degli interni, mi fanno sempre sentire a casa, questo perché la Suzuki Vitara non è un'automobile di ultima concezione, ma ha diversi anni alle spalle, lo posso capire dal quadro frontale con ancora il sistema analogico, che a me, vi dico, non mi dispiace affatto. Lo posso capire dal sistema di infotainment, che è il classico che ho sempre trovato sulle Suzuki che ho provato in tempi moderni. È comunque un buon sistema, non è un mostro di reattività, non è un mostro di leggibilità in generale, ma funziona bene, c'è tutto ciò che serve, dotato di Apple CarPlay e Android Auto. Molto buono lo spazio per i posti anteriori. Posteriormente c'è spazio, sì, discreto, soprattutto per quattro occupanti, diciamo, a livello di larghezza. Posteriormente il baule, rispetto alle versioni classiche, rispetto per esempio la versione di Suzuki Vitara da 48 volt, perde dello spazio perché, come vi ho detto, sotto il pianale c'è parte del sistema ibrido. Si passa da circa 370 litri di bagagliaio a circa 300 litri. È tanto? È poco? Non lo so. Fatevi le vostre considerazioni in relazione a quello che dovete portare in giro. Consumi, prezzi e difetti particolari. Vi dico che se la utilizzate nel contesto ideale di utilizzo, che è quello urbano, non escludendo qualche volta di fare del fuoristrada, sono riuscito a totalizzare un consumo medio che si muove da circa 20 km al litro in su, fino ad arrivare a 22-23 km al litro. Chiaramente più urbano fate e meno l'auto beve, per assurdo, perché frenando si ricarica, veleggiando si ricarica. È un'auto che si può muovere nella sola modalità elettrica, sì, e soprattutto non spenderete a livello di energia, perché qui l'elettricità la Suzuki Vitara se la trova da sola. Essere autonomi è sempre una gran bella cosa. Vi do un feedback anche nell'utilizzo autostradale, perché le ho fatto fare davvero tanta autostrada. Ore 6:50 del mattino ho portato questa Suzuki Vitara nel suo terreno meno affine, quindi l'autostrada. L'ho portata per vedere un po' come si comporta il sistema di rigenerazione, se riesce anche in autostrada a spendere dell'energia elettrica e se riesce, facendo così, ad abbattere i consumi. Sto viaggiando a 110 km orari in questo momento, traffico abbastanza scorrevole, a 2750 giri in sesta. Questo fa capire quanto effettivamente l'automobile non sia troppo predisposta alle lunghe tratte autostradali, perché magari sarebbe servita o una sesta più lunga o una settima marcia. In generale, parlando di rumori e frusci, si sente qualche frusci aerodinamico e anche il rumore di rotolamento degli pneumatici è percepibile. Detto ciò, però, vi dico che, nonostante, come vi ho detto, non sia predisposta a far questo in primis, riesce a farlo e ha un consumo istantaneo di circa 20 km al litro, quindi se la sta cavando abbastanza bene. Mi sarei aspettato qualcosa di peggio, invece riesce comunque ogni tanto nelle decelerazioni, soprattutto con cruise control adattivo inserito, a recuperare dell'energia e a spenderla nelle fasi di veleggio. Non male, non male.
Chiaro è che se andrete in giro a fare i matti con questo 1500 aspirato, quindi un motore che richiede giri motore per spingere davvero, vi troverete sempre in zona limitatore, quindi 6500 giri circa, con un consumo che si attesta intorno ai 10-11 km al litro. Però questo solo se ve l'andate a cercare, perché se utilizzerete normalmente con grazia, rispettando i limiti, nel traffico ordinario la vostra Vitara, i consumi secondo me sono assolutamente validi. Parlando invece di prezzi, vi dico che quest'auto in versione 140 volt senza trazione integrale, disponibile anche la trazione anteriore, valutatela bene, il mio consiglio è sempre quello: se non avete bisogno della trazione integrale, non mettetela sull'automobile, risparmiate 70 kg rispetto a questa versione con cambio automatico e con la trazione integrale, vi portate a spasso un peso inferiore e tutto ne gioverà. Quindi se non avete bisogno della trazione integrale, mettete esclusivamente la trazione anteriore e quattro belle gomme, quattro gomme giuste, che tutto va più che bene così. Appunto, la versione con la sola trazione anteriore ha un prezzo di partenza di 30.600 euro, si passa poi ai 33.300 euro di questa versione automatica integrale, venduta praticamente full optional, perché qui non c'è niente da equipaggiare a bordo, nemmeno i sistemi di sicurezza alla guida, che vi dico che funzionano davvero davvero bene, soprattutto il cruise control adattivo, che vi permette di andare in autostrada sfruttando nelle fasi di decelerazione in maniera totalmente automatica le fasi di veleggio e di ripartenze nella sola modalità elettrica. Quindi è tutto stato ben integrato ed è tutto ben fatto. Parlando di difetti particolari, per prima cosa, più che difetti, vi parlerei delle particolarità dell'auto. Non sceglietela se cercate le prestazioni, ma sceglietela in particolare se la utilizzerete soprattutto in centro urbano. Fatevi una ragionata dal punto di vista della capienza del bagagliaio, che potrebbe essere cosa fondamentale per chi deve trasportare oggetti e cose. Fate una ragionata sugli angoli di attacco d'osso e uscita. Se volete una Suzuki Vitara che faccia del fuoristrada pesante, probabilmente questa non è l'auto che fa per voi, ma se la può cavare egregiamente, meglio delle altre competitor, nel fuoristrada non troppo impegnativo. Parlando invece di difetti o mancanze vere e proprie, vi potrei dire che c'è della rumorosità. Come vi ho detto, sulla parte registrata in autostrada c'è della rumorosità, frusci aerodinamici e rotolamento degli pneumatici ad alte velocità. Ed internamente forse sarebbe ora di dare un refresh interno a livello di design, non per quello che riguarda la tecnologia, perché c'è comunque tutto. Si potrebbero, per quello che riguarda le parti degli interni, pannelli porta e utilizzo dei materiali, implementare una qualità costruttiva, anzi una scelta di materiali, non tanto qualità costruttiva che qui c'è, ma proprio una scelta di materiale un po' più consistente, un po' più premium, oserei dire, visto che in alcuni particolari, non tanto i bottoni che si schiacciano davvero bene, le leve che funzionano bene, ma proprio nel look, alcune plastiche potrebbero sembrare un po' cheap, un po' economiche. Ragazzi, io penso di avervi detto tutto. So che in tantissimi avete le Suzuki Vitara, quindi fatemi sapere cosa ne pensate, che problemi eventualmente vi hanno dato o non vi hanno dato, perché la Vitara è sempre stata simbolo di concretezza, robustezza e durata nel tempo. Noi ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo test drive, nella prossima prova su strada. Ciao ragazzi!